una visita a casa di San Francesco di Paola, nel santuario che è il cuore della fede calabrese, della fede mondiale, il patrono della nostra Calabria, accompagnato dal correttore padre Francesco Trebisonda e da tutta la famiglia francescana, nella giornata in cui avremmo dovuto festeggiare il primo anniversario della presidenza di Iole. Sono voluto arrivare qui a Paola per rientrare in quel ventre di fede in cui Iole è venuta a manifestare tutto il suo amore per i calabresi e per l'umanità, con una delle più belle dichiarazioni d'amore che un politico possa fare. Oggi è una giornata speciale e a questa giornata speciale ho voluto proprio riservare la visita speciale. San Francesco di Paola, oltre ad essere il nostro patrono, il nostro protettore, è il punto di riferimento di una fede che è anche quella mia, che è stata ereditata e poi processata e poi finalmente abbracciata. E grazie alla potenza del messaggio francescano che tante persone come me viaggiano prima in giro per il mondo della fede e poi trovano finalmente pausa e sosta e arrivo e lido sicuro proprio nel cuore di San Francesco di Paola. Oggi è stata una giornata particolarmente emozionante e ringrazio padre Francesco Trebisonda e tutti i frati e i padri che mi hanno voluto accompagnare in una giornata molto emozionante e mi hanno tenuto compagnia e mi hanno coccolato veramente con le loro attenzioni e con questa ospitalità francescana meravigliosa che porto nel cuore e che verrò sicuramente a ricercare ogni qualvolta dovrò ricaricare le pile. Confidate in San Francesco e i buoni calabresi non dimentichino mai di venire a salutarlo. Peraltro presto, molto presto, aprirà un importantissimo museo ricchissimo di grandi opere d'arte e questo lo faremo con l'ausilio anche del Ministero del MIBAC, ma soprattutto per volontà dei nostri padri che hanno messo a disposizione e metteranno a disposizione una pinacoteca incredibile e delle opere incredibili che rafforzeranno, sono convinto, sempre di più la fede e l'amore per la Calabria.